Salve, sono Maria Antonietta Firmani, Parallelo 42 Contemporary Art. In questo breve video, un frammento del podcast Contemporaneamente, integralmente disponibile su Luca Parallelo Tomassini, 42 e ballerino, attore, Smartprint. coreografo, regista, direttore artistico, dopo il diploma di danza classica al Balletto di Roma, vince una borsa di studio per studiare danza Tiene nei New York e prestigiosi Los premi, tra Angeles. cui il SAG Award, Italian Musical, American Come nasce la Choreography. passione E per il lavoro che svolgi? la musica è sempre stata, diciamo, il modo per fuggire via da quella realtà che vivevo. E quindi la danza è stata anche una conseguenza. Io ho visto Michael Jackson, mi sono innamorato di Che quell'arte. bello! Ho visto il tuo lo spot di Calippo, giusto? Mi racconti com'è nata quella cosa? Io, frequentando la scuola di Enzo Paolo Turchi, che era all'epoca uno dei più grandi ballerini esistenti in Italia, che veniva dal classico, frequentavo la scuola e quindi lui aveva sempre visite eccellenti di questo Quindi coreografo personaggio. che cercava l'interprete di una pubblicità di un nuovo gelato che non si era mai visto in Italia prima, e quindi io ho fatto le audizioni. E quindi a 12 anni mi sono trovato con mamma a Cinecittà, in questo sogno che Daniele iniziava in Bortoletto realtà è in un modo. fisico delle particelle sperimentale e ha partecipato alla scoperta del bosone di Higgs del quark top. È stata Ewart Milparsel, illustre professore di fisica alla Purdue University. Nel 2013 approda all'Università di Oxford, dove ora dirige la fisica delle particelle elementari. L'evoluzione tecnologica ha permesso la scoperta delle nanoparticelle come delle galassie. Ci racconta brevemente cos'è il bosone di Higgs e come nasce la passione per il lavoro che svolge. Vabbè, c'è qualche similarità tra quello che ha detto anche Luca, diciamo, perché anche per me la passione per la fisica è nata quando ero una ragazzina, e ho letto dei libri divulgativi, sulla rivoluzione scientifica portata dalla teoria della relatività, e dalla meccanica quantistica. E poi è sempre aumentata, è aumentata al liceo quando ho avuto un professore fantastico, all'università quando sono entrata in un ambiente molto stimolante al Collegio Ghisieri di Pavia, e poi quando sono andata al CERN come studentessa estiva al terzo anno di università, e la mia passione si è focalizzata proprio sulle particelle elementari. Ho deciso di andare negli Stati Uniti per fare il dottorato. E poi sono diventata una specie Abbiamo di scoperto esploratrice, il quark top, nel 1995. E ed è la veramente una scoperta del parte. Bosone di Higgs è successa quasi 10 anni fa, è successa nel 2012. Nel luglio 2012 l'abbiamo annunciata questa grossa scoperta, ed è stato veramente un momento storico. È veramente meravigliosa questa cosa, insomma, l'esplorazione dell'universo, dal macro al micro. Dal macro al micro, sì. Sì, è meraviglioso. Luca Tomassini collabora con moltissimi artisti come Prince, Michael Jackson, Whitney Houston, Ricky Martin, Jamiroquai e molti altri, direttore artistico e coreografo di talent show come MTV Europe e le edizioni Regno Unito, Spagna, Italia di X Factor, Amici e molti altri. Collabora anche nella moda con Armani, Dolce & Gabbana, Dalle Missoni, Kylie. star alla promozione di giovani talenti, come cambiano la danza, la coreografia, la direzione artistica e quale contributo offre alla Allora, società io e al tuo intanto lavoro? quello che ho fatto con Madonna ho incassato con quello che prendo dalle grandi star. Io ho la fortuna poi di girarmi dall'altra parte e portarlo nelle scuole, di portarlo a servizio anche di quei giovani sognatori che vogliono fare qualcosa. Quindi tutto quello che lei mi ha insegnato, che devo dirti la verità, l'esperienza prima da ballerino, da attore, poi da coreografo, insomma, tutti i vari passaggi che ho fatto mi hanno appunto dato lezioni, insomma, mi hanno insegnato veramente il mestiere che sto Noi facendo. facciamo una Noi facciamo una missione qui. molto chiara nel momento buio, più buio che abbiamo vissuto in questo periodo. La musica e lo spettacolo hanno ridato Però speranza, di sicuro sorrisi. facciamo sorridere le persone o comunque le facciamo emozionare nella maniera più. Vero. E E poi però puoi emozioni. immaginare la vita senza la musica, la vita senza la danza, la vita senza l'arte. È Assolutamente. vero. È Quindi sì, è vero. stato un momento difficile questo, però ci siamo messi alla prova. Poi
ci siamo sentiti anche responsabili di qualcosa, di più importante, forse più importante di quello che pensavamo, quello che facciamo. Certo. Siamo stati dimenticati da chi ci governa, da chi ci gestisce, e quindi tanti purtroppo non sono sopravvissuti professionalmente a questa porta. È vero, porta, è vero. Latte ha un contributo superiore a quello che ci si aspettava, è vero. Cioè, che comunemente è riconosciuto. Daniela Bortoletto è autrice di oltre 1000 articoli pubblicati su giornali scientifici, attualmente sta studiando la proprietà del bosone di Higgs e svolge un ruolo importante nello sviluppo della strumentazione per la misura delle particelle elementari. Ecco, la misura è alla base della conoscenza della vita. Leggevo che le singolarità sono punti in cui i modelli matematici e le teorie di analisi scientifica si infrangono sulla natura non ancora svelata. Ogni modello della realtà ha un suo campo di applicazione, fenomeni quantistici diventano significativi anche a scale macro. Ecco, ci racconta come si misurano le particelle elementari brevemente e quale contributo offre alla società il suo lavoro. Insomma, qualcosa che possiamo capire. Vabbè, allora, la cosa importante, diciamo, per misurare le particelle elementari, non so come dire, non c'è un rivelatore unico, diciamo, dipende un pochettino da che particella elementare lei vuole studiare. Per esempio, nel caso del bosone di Higgs, gli esperimenti che abbiamo costruiti al CERN sono veramente molto complessi, sono molto grossi, eccetera, perché dobbiamo avere abbastanza energia per creare nel nostro laboratorio questa particella. E quindi gli esperimenti sono una specie, vorrei dire una Russian doll, quelle bamboline russe che sono fatte tutte dove c'è una bambolina dentro l'altra bambolina, ecco. E diciamo, sono queste, usiamo molto l'intelligenza artificiale e il machine learning, che sono proprio alla base, se volete, della quarta rivoluzione industriale, e che hanno il potenziale di migliorare veramente la vita delle popolazioni di tutto il mondo. Io penso che tutto cambierà nel futuro, che i lavori verranno fatti da robot e che noi cercheremo di fare cose, dei lavori più gratificanti, insomma. Però sono dei cambiamenti, se vuole, che creano delle ansietà per le persone che non sono connesse con questo tipo di tecnologia. È molto interessante questa cosa che hai detto. Certo, una cosa bella che ha detto è che lasciano la scia questi esperimenti, no? Mm-hmm. Lasciano la scia, immagino, come un passo di danza, no? Che crea una scia, come la deformazione dei volti della Guernica di Picasso, no? Che si erano allungati con questa scia. Quindi io trovo che se tu guardi alle fotografie elettroniche di questi decadimenti del bosone di Higgs, sono bellissimi, perché li visualizziamo in questi modi qua. Ma è incredibile, la danza mette in relazione il corpo e la mente. In una società che tende a scinderli, trasformando il corpo in un oggetto malato, potenzialmente malato, e la mente imprigionata in realtà virtuali, quando non sei uno scienziato, sei solo imprigionato, diciamo. Ci racconti un aneddoto di quale differenza, per esempio, tra pubblicità e cinema, e qual è la tua idea di lusso e di prezioso? Beh, prezioso è ciò che costa molto, di lusso è ciò che non ti puoi comprare. Dunque, se fai uno spot pubblicitario vendi l'anima al cliente, quindi ad un simbolo, ad un logo, però la differenza credo è di aver conquistato quel mondo lì, che è un mondo che non mi appartiene in realtà. Cioè, io ho fatto l'interprete, l'attore, però ho studiato la regia delle pubblicità fino ad arrivare a fare quella più complicata del mondo, con una gara che ho vinto per fare la Coca-Cola in Medio Oriente, che era la più ambita da tutti i registi del mondo. Io non so come, ho imparato ad amare le persone con cui ballavo e le star con cui lavoravo. Io capivo, forse un po' più di quelli che mi stavano vicino, che amando la danza e la musica riuscivo ad ottenere molto. Questo poi mi ha portato, non so, dal signor Ferrero a conoscerlo, e io sono impazzito quando l'ho conosciuto. Poi ho fatto Ferrero Rocher, mi ha fatto fare un sacco di cose, perché a differenza degli altri ho avuto l'occasione di chiedergli: ma come l'ha inventata la Tic Tac? E lui mi ha raccontato la storia, come era chiuso dentro a questa stanza, di cui ci sono tantissimi strati. Abbiamo avuto la fortuna di vivere questi anni 80 e 90, che sono stati importanti. E questo anche ha segnato molto anche nel mondo della danza, del pop, della storia, della musica. E l'America è stata...
vedi che tutto si muove assieme, tutta la scienza, la cultura, eccetera, eccetera, si muovono assieme. Assolutamente. Tu facevi fisica, io facevo physical. Prima Newton John. La mia idea del lusso e del prezioso. In contemporaneamente trovate i dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.